Si diceva alla vigilia, si diceva alla vigilia, Catanzaro forte in difesa, Fiorentina, scusate, la Raucedine, Fiorentina invece debole all'attacco. E meno male che i pronostici, il calcio è bello per questo, vengono sempre ribaltati appunto dal calcio quando è ben giocato. All'inizio con il Catanzaro che ben giocando andava avanti, vedremo ora Bresciani rubare la palla e sfiorare il gol. Poi, terreno pesante, squadre che fanno anche spettacolo, si gioca e si cerca da tutte le parti il gol. Ora vedremo, Maio è intercettato, ma Ferroni salva, vedete, salva. E poi al 13° il gol. È la Fiorentina che sblocca il risultato. Gran merito di Di Gennaro, vedete, che lancerà Sella, tiro a colpo sicuro e rotto il lungo digiuno del centravanti che va, come si fa di solito, a chiedere così l'applauso dai popolari. Il Catanzaro continua a giocare e lo farà molto bene. Ora vedremo Braglia che impegna Galli, un Galli molto attento, anche se non difficilmente impegnato. Ma è la Fiorentina che sfruttando le fasce laterali con grande efficacia trova il raddoppio, Bruni a Di Gennaro, a Pagliari, poi a Orlandini, ecco, Orlandini, Sella e magnifica la rovesciata di testa, la girata di testa di Sella. Il Catanzaro è frastornato, gioca senza raccogliere. Eccolo in avanti, qui è anticipato da Bruni e Maio recrimina qualcosa, siamo nel secondo tempo, terreno pesante, bel duello tra Zagano e Bresciani, uno dei tanti motivi di questa partita. Ma dopo l'espulsione di Maio e Menichini, il colpo di grazia è stato dato da Di Gennaro. Ora vedremo il suo gol, un gran gol. Nicolini si farà poi precedere da Galli. Il Catanzaro ha cercato fino in fondo, con molto orgoglio, almeno il gol. E con questa azione il Catanzaro, che avrebbe meritato largamente il punto della bandiera, non prende neanche